campeggiare in tutti i cartelloni di Padova, testimonial di questa iniziativa meravigliosa. Non lo faccio mai, ma questa volta lo faccio, era una sfida, l'avete vinta, un applauso a voi stessi e avete riempito incredibilmente il Palageox. Linda, ma che meraviglia! La presidentessa di Team for Children, sì. Chiara Azzena. Chiara Azzena, eccola qua! A me come sempre il ruolo di ringraziare, perché le cose non si fanno mai da soli, le cose si fanno sempre in gruppo, noi siamo un team, cerchiamo di unirci. Questo possa succedere solo a noi che lavoriamo con dei ragazzi e con dei bambini, perché loro hanno sempre la vita davanti, vivono sempre i loro momenti come se fossero il primo. Nel nostro reparto ci sono tante difficoltà, ma ci sono anche questi momenti. Veramente ringrazio Chiara e attraverso lei tutti gli altri per aver organizzato questo, perché tutto questo non è una cosa isolata, non è fine a se stesso, ma fa parte proprio di un progetto che abbiamo nel nostro reparto per cercare di ridare a queste ragazze quello che la malattia in qualche modo ha tolto. Io sono orgoglioso di questa città, perché durante la conferenza stampa ho chiesto alla Chiara: ma quanto pensi di fare? Lo riempio. Sei sicura? Non c'è problema. Veramente bravissime, è una città meravigliosa. E alle ragazze dico: non mollate. Parlo anche per esperienza personale. Mai mollare. Si accettano le cose, ma non si deve mai mollare, perché alla fine c'è sempre la soluzione.